Si è inaugurato oggi il comitato elettorale di Giorgia Gandolfo e Giuseppe Venezia, altri due elementi importanti per la lista autonomisti. Sì, altri due elementi importanti, come tutti i candidati a nostro supporto. Siamo stati in grado di presentare quattro liste molto competitive, all'interno del quale abbiamo coniugato la forza dei ragazzi, dei giovani e l'esperienza dei meno giovani per un progetto innovativo, un progetto di totale discontinuità a ciò che è accaduto negli ultimi 10 anni e forse 15, affinché Mazara possa ambire di nuovo alle nuove sfide per il futuro. Tutto questo lo vogliamo fare attraverso la rivoluzione della normalità, è questo che ci prefissiamo di fare. Cosa ti ha spinto a candidarti? Ma sicuramente il progetto di Giorgio, che è un progetto ambizioso, onesto soprattutto e molto trasparente. Con Giorgio ci conosciamo da tanto tempo e appunto la sua forza di volontà nel riuscire a cambiare questa città, appunto perché Mazara ha bisogno di una svolta, ecco, e quindi crediamo in Giorgio, lo appoggiamo fino alla fine e speriamo che insieme riusciremo a cambiare Mazara del Vallo in positivo. La lista autonomisti è sempre molto attiva, allora vediamo in questa campagna elettorale. Sì, molto attiva, ennesima inaugurazione di un comitato elettorale della lista autonomisti. Questo è uno dei tanti, insomma, comitati che abbiamo inaugurato in questi giorni e ce ne saranno altri, anche quello del consigliere Vito Foderà, a seguire fra Pietro Ditta e Francesca Di Giovanni. Insomma, siamo in continuo movimento perché crediamo fortemente in questo progetto di cambiamento per la città di Mazara del Vallo, crediamo fortemente in Giorgio Randazzo, sindaco.